Emanuele in Italia, ma soprattutto vedere il re Vittorio Emanuele e la regina Elena insieme. È stato, come sapete tutti, un matrimonio d'amore e rivederli insieme, devo dire che non li ho ancora visti, ma li vedrò adesso, c'è una certa emozione. E sono sicuro che già questo lui è felice di tornare nel suo Piemonte, sicuramente Vittorio Emanuele III, perché era un piemontese. Ritrovare sua moglie, un passaggio per il Piemonte per finire a Roma, come ha fatto nella sua vita. E questa sarebbe la vera riconciliazione, la vera riunificazione. Sarebbe la cosa giusta. Io non so dove dobbiamo andare, però. Di là. È vero che quando i monaci ad Alessandria d'Egitto hanno lasciato andare il re, lo hanno fatto con grande emozione e dispiacere? Questo non posso dirle, perché io sono stato al corrente quando il re era già in Italia e la regina anche, dunque purtroppo non ho potuto... È vero dunque che non siete stati informati? Ah, ma zero, questo non è che stiamo dicendo... Zero. Però devo dire comunque che, e di nuovo ringrazio il Presidente della Repubblica, perché è stato un gran bel gesto quello che ha fatto. Quello che molti presidenti, ne avevamo parlato, avevamo discusso con tanti diversi governi, anche all'epoca con il Presidente Ciampi, però quello che ha fatto in poco tempo il Presidente Mattarella è stato un gran bel gesto. Però a 46 anni di regno sarebbero stati il motivo per portare il re al Pantheon. Ma arriverà. Io sono fiducioso. Forse il re voleva vedere il suo Piemonte prima. Voilà. È un po' la storia della sua vita. Nasce in Piemonte e finisce a Roma. Prima tappa a Piemonte, vede le sue belle valli, le sue belle campagne e poi ritorna come deve ritornare al Pantheon. E questo lo spero fortemente. Ecco, principe, di fronte alla basilica può quindi ripetere il fatto che la definizione di campagna non la smentisce. La definizione di campagna io non l'ho mai detta, perché come le ho detto è la prima volta che vengo qua. Dunque non era una parola mia, poi non fermiamoci su una parola. Io le dico, le ho già detto su che non era né la mia parola né la mia intenzione. Tutti i luoghi in Italia sono belli, tutti, campagna, città, tutti. E poi guardate la bellezza di questa basilica. Adesso forse dobbiamo andare. O rimango con voi. Siete rimasti delusi dal fatto che Gabriella non sia venuta, era stata invitata anche lei a questo pranzo? Tutti sono stati invitati, non so, forse arriveranno. Io non sono deluso oggi, sono molto felice, come ho detto, di poter finalmente vedere mio bisnonno e mia bisnonna riuniti in Italia. Bravo. Questo è quello che sono felice. Dunque non c'è nessuna delusione per me. È un passaggio per il Piemonte, e sperando che la sepoltura finale sarà al Pantheon, come l'abbiamo sempre detto, come è stata voluta anche da Re Umberto. Io rileggevo nell'aereo giustamente delle interviste che il re fece nel 79, credo, col giornalista Mosca, e all'epoca Andreotti aveva dato l'autorizzazione alle salme di tornare a Superga, e il re disse no, o tornano al Pantheon o rimangono fuori. Dunque io spero sinceramente che tutta la famiglia, almeno i re e le regine, si ritrovino al Pantheon. Ma già questo è molto bello, dunque oggi è una giornata molto emozionante, molto commovente, molto bella, e mi fa molto piacere di essere qua, dico forte, in Piemonte. Principe, sulla polemica rispetto alle leggi razziali che è venuta fuori di nuovo in questi giorni, avremo tutto il tempo di discuterne. Avremo tutto il tempo di discuterne in sede giusta. Adesso mi lasci andare a vedere mio bisnonno e mia bisnonna. Bravo. E dopo ne parleremo. Grazie.